Cristiano Giuntoli è rimasto assolutamente affascinato da un calciatore molto giovane, ma che potrebbe presto approdare in casa bianconera. E se Giuntoli è bravo, beh, se lo porta a casa molto molto presto. È un ragazzo di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, inerentemente a Lille Juventus. Voi mi direte, ma chi è? Jonathan David? Zegrova? No, di quelli abbiamo parlato già molto tempo fa. E sono giocatori che Zegrova di fatto non arriverà più alla Juventus perché era un nome interessante per l'estate, ma poi si è buttato su Nico e su Conceição, quindi non c'è più spazio per Zegrova. Ma su questo ragazzo forse c'è molto più spazio. Già da Davide ne abbiamo parlato, ma per quanto riguarda l'attacco, ben scoperto di chi si tratta oggi qui su FCM Sport. Come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati ogni giorno, tutti i giorni, sulle vicende della vecchia signora, in maniera costante e in maniera gratuita. Se vi va, iscrivetevi al canale e lasciate like ai contenuti. Andiamo alla notizia. Perché la Juventus è rimasta assolutamente stregata da un gioiellino francese che gioca nel Lille. E stiamo parlando di Boadi, 17enne centrocampista del Lille, che sta facendo delle cose letteralmente straordinarie. Giocatore che è rimasto totalmente, di cui è rimasto totalmente abbagliato per la sua qualità e per le sue giocate, Cristiano Giuntoli. L'aveva già visionato chiaramente in passato, perché non pensate che Giuntoli l'ha scoperto settimana scorsa contro il Lille, è chiaro che lo conosceva già. Stiamo parlando di un ragazzo che ha compiuto 17 anni lo scorso 2 ottobre, quindi per rendervi un po' l'idea, cioè farvi capire di cosa stiamo parlando. E lui si è preso la scena contro la Juventus, cioè questo ragazzo in una partita in cui di fronte aveva giocatori di un certo spessore della Juventus, lui ha giocato con una personalità davvero veterano, collezionando l'88% di passaggi riusciti e il 100% di lanci precisi con e di dribbling andati a buon fine. Un ragazzo con delle qualità straordinarie e lo ha fatto di fronte alla Juventus, di fronte alla Juventus che è di ragazzini giovani francesi ne ha avuto a che fare, soprattutto con uno di nome Paul Pogba. Un certo Pogba arrivava ai tempi alla Juventus praticamente alla stessa età di questo ragazzo, cioè quasi diciottenne, lui anzi ancora prima. Lui nato a Parigi, la famiglia marocchina, Boadi a molti ricorda Pogba, ad altri ricorda Rabiot. Diciamo che sono due casi particolarmente spinosi in casa Juve, perché qualcuno dice Pogba, no, speriamo che quello è successo. Rabiot a molti non piace, però ha una struttura imponente che ricorda Rabiot, ma alla quale però abbina una tecnica di altissimo livello. Stiamo parlando di un ragazzo che ha un piede importante, che ha la qualità e la fisicità per fare il mediano davanti alla difesa, ma ha dei tempi di inserimenti di una mezzala di grandissima qualità, ma con una visione di gioco davvero super. Grande intelligenza tattica e notevole velocità palla al piede. Stiamo parlando di un ragazzo importante. Thiago Motta e Giuntoli lo avevano già adocchiato, Giuntoli lo osserva da un po', ma vedendolo da vicino è chiaro che sono rimasti ancora più abbagliati, anche perché questo è il primo anno in cui si sta mettendo davvero in luce. Soprattutto quello che si nota di questo ragazzo è la grande personalità, cioè una personalità ingombrante, di quelli che quando lo vedi in campo dice questo è destinato a cose di un'altra categoria rispetto a tutti gli altri. Stiamo parlando di un giocatore che comincia ad avere una valutazione che sale, cioè se fino a un mese fa sto ragazzo te lo prendevi a 5 milioni, già dopo queste partite, considerando che il Lille ha pareggiato con la Juve, ha battuto l'Atletico, ha battuto il Real Madrid, questo ragazzo che già è salito ha una valutazione che già è pari a 20 milioni in poche settimane, da 5 a 20. Qualcuno sicuramente più informato mi dirà: da qui a fine anno altro che 20, ne può valere già 40. Vale la pena spendere 40 milioni per un ragazzo così giovane? Secondo me è il classico calciatore, per come la vedo io, poi magari mi sbaglierò. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ditemi cosa ne pensate, ditemi cosa. Per il classico calciatore che se tu vuoi veramente, devi cominciare a ragionarci ora per poterlo bloccare a gennaio. Chiaramente lo sto dicendo la Juventus, dico in generale, un club. Se davvero si vuole portare a casa questo ragazzo, Boadi, ora che vale tra i 15 e i 20, quindi puoi ancora ragionarci,
questo è un ragazzo che devi cominciare a cercare di bloccare ora. Perché potrebbe davvero essere troppo, ma troppo tardi. Ha delle caratteristiche che, ripeto, in Francia tanti dicono questo è il nuovo Rabiot. Ed è chiaro che per qualità tecniche a me mi sembra anche in prospettiva più forte di Rabiot. Perché Rabiot è il classico giocatore da strappo che prende il pallone e scappa verso la porta, che tecnicamente non è eccellente, ma ha una quantità fisica che sorprende e quindi riesce a colmare. Questo ragazzo che oltre alla qualità fisica ha la qualità tecnica, e che quindi secondo me oggi che ha 17 anni, vi dico, quando avrà l'età di Rabiot, beh, sarà più forte di Rabiot, a mio avviso. Poi magari non ci riuscirà, probabilmente diventerà uno dei tanti, Rabiot sarà inarrivabile per lui e va bene. Ma lui ha un fisico importante, ma ha un'ottima tecnica di base, ha un'ottima tecnica di base. Può giocare da mediano, ti può fare il trequartista. Genesio l'ha utilizzato sia da mediano che sia da mediano che da mezzala, perché ha buonissimi tempi di inserimento, ma la fisicità anche da mediano, lo puoi mettere anche un 4-2-3-1. È un giocatore che io oggi prenderei da mettere davanti alla difesa, non mi farei troppi problemi a sbarazzarmi di un McKenny, piuttosto che di un... in prospettiva io dico anche di un Locatelli, personalmente, anche se oggi Locatelli sembra insostituibile, però anche di un Locatelli. La dirò grossa, forse anche di Fagioli, ma questo ragazzo qui ha un potenziale straordinario, secondo me. Ripeto, difficile che lo possa prendere, perché poco fa io dicevo, io lo prenderei a gennaio, è chiaro che la Juventus difficilmente a gennaio lo blocca. Però se fossi un club di un certo livello lo andrei a bloccare seriamente a gennaio. Un giocatore che oggi ti vale 15, e sono sicuro che tra un anno e mezzo questo lo vediamo in qualche top club per 50-60 a salire. Buon Dio, un giocatore importante che la Juventus sta monitorando e che ha visto da molto, ma molto vicino qualche giorno fa, qualche settimana fa contro il Lille. A voi è piaciuto? Parliamo qui sotto nei commenti.